Ciao gente, io sono Michele Ricati e oggi vediamo se riesco a raccontarvi qualcosa di interessante sullo Sculptform SFPA9, un laser che promette davvero tanto, soprattutto sulla carta, ma non solo, è un laser da 40 watt. Quindi restate con me dopo la sigla. Iniziamo subito con quello che ho trovato in confezione, che è tantissima roba, tranne la Honeycomb, ma vabbè, inoltre vi danno il classico piattino in alluminio più spesso del normale, che però copre tutta la superficie. Vi dico giusto qualche caratteristica tecnica invece prima di raccontarvi quello che c'è in confezione. Stiamo parlando di un laser da 40 watt con un piccolo switch qui sopra per mandarlo a 40 o a 20 watt e il LED vi indicherà quale potenza state utilizzando. Un laser di tutto rispetto con una cornice già completamente montata in alluminio, molto solida, molto ben fatta, tra l'altro che fa la sua porca figura con questo azzurro strano, questa specie di ciano della Sculptform che a me piace tantissimo. Dovrete solo ed esclusivamente montare il laser, che è di una facilità estrema perché il sistema di bloccaggio è fatto veramente bene e l'ho adorato. Inoltre scorre tutto su una guida lineare, anche se ai lati ci sono le classiche cinghie che tirano avanti e indietro il laser. Il laser, come vi dicevo, è da 40 watt e vi vengono forniti due piedini, o meglio due tipologie di piedini. Non lo potrete appoggiare a terra per ovvie ragioni, però ci sono i piedini bassi e vi vengono forniti anche altri quattro piedini alti, i classici piedini da avvitare. Devo dire che la pulizia dei cavi è stata fatta in maniera certosina rispetto agli altri Sculptform. Ad esempio sto pensando alla serie 30, dove c'erano tantissimi cavi in giro, per quanto sulle ultime versioni, soprattutto nella Ultra che era enorme, avevano già ottimizzato. Qui abbiamo solamente, per ovvie ragioni, il cavo di alimentazione, il cavo della pompa che ritroviamo di nuovo già dalla serie 30, insomma il cavo quello in silicone morbido che è perfetto, devo dire perfetto, non si acciacca, non si restringe, è fatto molto bene, e un cavo molto spesso che non ingombrerà in nessun caso all'interno dell'area di incisione e che vi collegherà direttamente il laser qui dietro. Vi faccio notare un'altra volta quanto è pulito tutto il sistema, perché tutti i cavi di alimentazione, dei cavi dei motori, insomma, passano tutti per questa rete qui dietro che è enorme, ma è tutto ben posizionato, riposto, non dovrete fare niente se non tirarlo fuori dalla scatola e montare il laserone. Dico il laserone perché stiamo parlando di una bestia di laser. Considerate che questa bocchetta qua, questo nozzle qua, è largo quasi un centimetro e mezzo. Qui troviamo l'aggancio e qui di lato troviamo una cosa molto carina, finalmente la adoro, ma in realtà l'ho già vista anche su altri laser, anche un pochino più economici, però devo dire che finalmente non dobbiamo più stare con questi pezzettini in giro, che tanto me li perdo sempre, per fare il focus del laser. Tirate giù la levetta, allentate questa piccola vite qua, il laser scenderà, e poi vi faccio notare come c'è anche una regolazione, non dico micrometrica, ma al millimetro. Basta andare a girare questa e il pezzo che mantiene fermo il laser si alzerà e si abbasserà, per una regolazione decisamente migliore. Per rimontarlo dovete solo incastrare i binari, girare la levetta rossa e il gioco è fatto. È veramente comodissimo sotto questo punto di vista. Non ci ero abituato, ma devo dire che avere tutto il blocco di alimentazione qui di lato, che non vi impiccia in avanti perché non avete i cavi che vi partono da davanti come eravamo abituati, insomma, nei vecchi Sculptform, ma averli qui di lato che vengono già veicolati potenzialmente verso il PC, io l'ho messo qua a destra esattamente dove sono i cavi, ha il suo perché. Mantiene sempre, incrementa quella certa pulizia di spazio e vi assicuro che è fatto bene. Sembrano stupidaggini, ma sono quei piccoli dettagli che a me fanno piacere. Ovviamente per la sicurezza ritroviamo il fungo di arresto rapido, ritroviamo un pulsante, una specie di kill switch qui per l'alimentazione che si accende con un LED azzurro, e troviamo le immancabili chiavette per l'accensione, senza le quali il laser sicuramente non partirà. Ah, per testare questo laser, al di là del fatto che Sculptform mi piace come marca perché fa delle cose fatte bene, ritroviamo anche, se ci arrivo, la pompa
per l'aria che viene fornita già in dotazione e che è la solita pompa a 24 volt, che fa il suo sporco lavoro soprattutto nell'insonorizzazione data da questi piedini morbidi che, anche se vibra, insomma, vi assicuro che non si sente assolutamente niente dalla pompa. Invece quella che fa veramente un macello, ma tanto rumore, ma veramente tanto rumore, è questa ventola qui sopra, perché deve andare a raffreddare appunto i 40 watt. È insostenibile stare dentro la stessa stanza, diciamo che uscite dopo un po' rincoglioniti. Ora quello che facciamo noi è lo spostiamo e facciamo partire il laser per il frame. Già calibrato, siete pronti? Frame in 3, 2, 1. Questa è la ventola, quindi è impensabile che io lo tenga acceso nel mentre che registro. Però ribadisco quanto mi sia piaciuta la Skullfan. Inoltre vi danno sempre, in omaggio insomma, nel kit base qui insieme al laser, anche una lente in più, delle guarnizioni, delle piccole vitine e delle pinzette, il tutto per andare a sostituire eventuali parti. Ci sono anche cavi, cavetti, una piccola spazzolina di pulizia. Ora, in un laser che costa anche solo sopra i 500 euro, questi occhialini sono non adeguati, per non dire altro. Però questa volta vi hanno dato una custodia fighissima dove riporli, perché non sono nella classica bustina di plastica, ma avrete una loro confezione e vi ci danno anche il pannetto per pulirli, nell'eventualità che, non lo so come facciano a sporcarsi, ma almeno questa cosa fa molto fascia premium. Gli occhialini no, ma la confezione sì. Vi racconto l'utilizzo di questo laser, l'utilizzo per come l'ho testato io. Devo dire che la finestrella fissa qua davanti, per quanto mi hanno sempre disturbato le finestrelle mobili, quelle fisse le ho sempre preferite, ma qui si vede molto bene, soprattutto quando andrete a fare il framing per vedere dove state andando ad incidere. Anche perché la testa del nozzle, il nosolino, insomma, arriva abbastanza in basso e riuscirete senza problemi, non vi dovrete sporgere, muovere o abbassare in pose plastiche strane per vedere dove state incidendo. Questo è un punto sicuramente a favore. Qui di fianco, se riesco a girare il laser, avete una scala graduata che vi dice quanto state andando in profondità, di quanto vi dovete abbassare. Non l'ho trovata chissà quanto utile, ma a qualcuno potrebbe risultare utile. Vi dicevo che la struttura è molto solida e già preconfigurata, preconfezionata, pretutto. Non dovrete fare altro che davvero collegare il laser con il cavetto qui e basta. Una cosa che non sono riuscito a testare, perché qui in questo laboratorio non mi ci arriva il wifi, è l'applicazione, ma ho visto che c'è qualche malus, magari farò un video dedicato a parte. L'applicazione che è sì performante, ma è la wifi ad essere non performante, nel senso che l'applicazione funziona solo ed esclusivamente se avete la wifi settata in un certo modo, tra cui una password decisamente poco sicura. Detto questo, l'applicazione è un in più che sicuramente sarà comoda, ma non la trovo chissà quanto comoda in un laser statico del genere. Io ho sempre il mio computer collegato qui in laboratorio, quindi mi sta più comodo collegare il cavetto USB, che ovviamente vi danno in dotazione. In ogni caso, collegare il Lightburn, come al solito, è una sciocchezza, perché basta andare nelle periferiche, fargliela scoprire dopo averla collegata con la porta, nella porta USB, e il gioco è praticamente fatto. Va in auto-homing e potrete iniziare a giocare con il vostro laser. Sinceramente non pensavo che questo switchettino qui sopra tra i 20 e i 40 watt funzionasse bene. Adesso vi racconto un pochino i test che ho fatto. Volevo testare soprattutto la potenza nel taglio di questi 40 watt, se sarebbero stati sufficienti, ovviamente sì, per il taglio di un blocchetto di legno un po' più spesso che del semplice compensato da 3 tristi millimetri, forse anche meno, un millimetro e mezzo. In ogni caso, vi faccio capire quanto può essere potente questo laser e vi dico già che al taglio ci siamo arrivati senza grossi problemi, ovviamente con i 40 watt. 8000 mm al minuto con un 30% di potenza è stato inciso, diciamo appena colorato. Andiamo al 50% di potenza, sempre 8000 mm al minuto, già meglio, e l'incisione è bella, netta e pulita. Saltiamo questo passaggio e andiamo direttamente qui, quando sono sceso a 4000 mm al minuto, sempre con l'80% di potenza. Le cose già iniziavano a farsi interessanti e soprattutto il legno veniva già bello che inciso. Arriviamo qua con 2000 mm al minuto e 80% di potenza, finché senza nessun problema
i 1000 mm al minuto e l'80% di potenza hanno fatto un gran bel taglio netto, sempre con l'aiuto delle R-Assist, che ovviamente si comanda da software. Andiamo alla cosa che forse è più interessante. Questo pezzettino da 2,5 cm di spessore di abete è stato tagliato? Assolutamente sì! Con non fatica, il taglio è venuto bello netto, pulito, senza sbavature e soprattutto senza grosse bruciature interne. Devo dire che il fuoco lungo di questo laser mi è piaciuto. Tra l'altro sono partito sempre da 1000 mm al minuto all'80% di potenza con 3 passate per passare a 5 passate, ma ancora assolutamente niente, fin tanto che, o meglio, c'è una piccola strisciolina qui sotto, ma niente di che, fin tanto che non sono sceso a 700 mm al minuto per andare all'80% con 5 passate e eravamo già a buon punto. Qui con 500 mm al minuto, 5 passate, 80%, il blocchetto da 2,5 cm, adesso non mi ricordo bene quant'è, magari ve lo scrivo giù nel primo commento, è stato tagliato senza grossi problemi. E non solo senza grossi problemi, senza sbavature di sorta, il che mi rende molto felice. Guardate fin dove siamo arrivati con una sola passata. Visto che di base e di natura sono un po' malfidato, ho voluto fare un test tra i 40 e i 20 watt per vedere se effettivamente questo switch funzionava a dovere. E un pollicino in su lo lascerei anche solo per lo Skullfan, perché effettivamente funziona a dovere. Ho fatto questi due test che vanno a realizzare velocità dai 100 ai 600 mm al secondo, quindi stiamo parlando dai 6000 ai 36000 mm al minuto, quando vi farò lo zoom su queste due tavolette leggeteli così, per passare da un 15 a un 80% di potenza. Capite bene che tra i 40 e i 20 watt un po' di differenza c'è. Guardate che spettacolo! Già con 200 mm al secondo, già con 400 mm al secondo e un 80% di potenza abbiamo un'ottima incisione. Se arriviamo ai 100 mm al secondo, quindi 6000 mm al minuto, a 60% di potenza, l'incisione è talmente marcata che quasi sfociamo nel taglio. Mentre con il modulo da 20 watt, quindi semplicemente facendo questo, i 6000 mm al minuto e il 60% di potenza sono un'ottima base per fare un'incisione a scavatura, a ripulitura. Se vogliamo semplicemente incidere, mi assesterei più che altro o sui 6000 mm al minuto e un 25% di potenza, oppure sui 18000 mm al minuto, stiamo parlando di 18000 mm al minuto, per l'80% di potenza, tutto in una passata. È ovvio e scontato che voglio sapere la vostra opinione qui nei commenti. Soprattutto, 40 watt nel 2024 dovrebbero essere lo standard o sono ancora troppi per l'utenza normale, per gli hobbisti? Voi che cosa ne pensate? Fatemelo sapere giù nei commenti. Mi raccomando, lasciate un like e soprattutto iscrivetevi al canale, anche perché nelle prossime settimane arriveranno tanti altri contenuti, soprattutto inerenti ai laser. Devo recensire ancora un MacPow, un altro Creality e tanta altra robina interessante che sta per arrivare. Quindi iscrivetevi al canale e commentate, perché mi fa sempre piacere leggere i vostri commenti. Non vi dico il prezzo, visto che ci sono dei cambiamenti e ogni tanto mi fate notare nei video, o magari mi scrivete su Instagram, che il prezzo che vi dico nel video è un altro rispetto a quello che trovate, perché magari il video esce un pochino in ritardo o perché magari voi lo guardate un pochino in ritardo. Quindi il prezzo attuale vi lascio il link giù in descrizione e nel primo commento. E ovviamente cercherò di fornirvi un codice sconto che vi lascio sempre giù in descrizione o nel primo commento. Vi lascio però con il mio verdetto, cioè vale la pena spendere i soldi per questo laser? Allora, in linea di massima sì, perché avete una modularità data dal fatto che uno non vi dovete sbattere per montarlo, il che è tantissima roba, ma poi potete switchare senza grossi problemi tra i 20 e i 40 watt. Questi 40 watt a mio avviso lavorano molto 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 bene. Però se lo fate con l'ottica di avere un'applicazione funzionante, non è questo il suo lavoro. Se lo fate con l'idea di avere un laser da 20 watt che occasionalmente lo utilizzerete a 40 watt, non è questo il suo lavoro, vi conviene fare qualche passaggio in più. Per tutto il resto, questo laser da 40 watt funziona veramente bene. Quindi, il costo vale? Beh, sì, ovviamente sì, e non è nemmeno troppo alto. Quindi cliccate sul link giù in descrizione. Ciao gente, alla prossima recensione, io sono Michele Licati, ci si vede in giro per il tubo.